benvenuti al telegiornale di diregiovani.it. Come ogni giorno, vi chiediamo di iscriverci e mandarci i vostri contributi al nostro indirizzo email, redazione@diregiovani.it. Parte oggi a Roma il Festival Internazionale Letterature. Alla Basilica di Massenzio, il pubblico ascolterà brani inediti in tema con il festival, scritti dagli autori. Primo degli appuntamenti sarà quello con Isabella Allende, questa sera, cui seguiranno quelli con Catherine Danna, Giancarlo De Cataldo, Roberto Calasso e Roberto Saviano, solo per citarne alcuni. Famosi videoartisti realizzeranno anche delle sessioni in cui la forza della parola e la narrativa dell'immagine si contamineranno l'un l'altra. Scarlett Johansson e Orlando Bloom sono stati indicati come possibili interpreti di un colossal sull'eruzione del Vesuvio. La bionda attrice e il bel pirata sarebbero stati scelti da Roman Polanski per il film storico Pompei. Secondo indiscrezioni, il regista francese girerà il film in costume, arricchito da una suspense da giallo a partire dalla prossima estate. Pacemaker e iPod sembrano non andare d'accordo. Secondo uno studio realizzato da uno studente del Michigan, il dispositivo dell'iPod potrebbe infatti provocare alcuni malfunzionamenti nei pacemaker cardiaci. La ricerca è stata condotta su un campione di 100 pazienti cardiopatici. Alcune interferenze sono state registrate nella metà dei casi in cui l'iPod era posizionata a 5 cm dal cuore, ma in alcuni casi l'influenza sul pacemaker si è verificata anche quando l'iPod era più lontano. Modificare e personalizzare la maglia di campione del mondo del Giro d'Italia. Lo propone Paolo Bettini, che ha inserito sulla maglia iridata un'immagine della penisola italiana ai colori del campione nazionale. Si tratta di un'iniziativa benefica che porterà 3 maglie, una per ogni settimana di gara, all'asta sulla piattaforma internet eBay. Il ricavato andrà all'Istituto Oncologico di Milano. Questa era la nostra ultima notizia. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Se volete diventare reporter per un giorno o per una vita, con noi potete farlo. Basta inviare una pillola video di 3 minuti o 10 righe di testo o 5 foto di un evento unico al nostro indirizzo email redazione@diregiovani.it. Il regolamento completo lo trovate sul nostro sito. Buona giornata!